Signore e signori, benvenuti alle Castellet, benvenuti al Gran Premio di Francia, soprattutto benvenuti a F1 Racing Italia, in collaborazione con Pipistrello Racing. Siamo al round 7 di questo grandissimo appassionato campionato, dove siamo sicuri che trasmetteremo grandissime emozioni. Il circuito del Gran Premio di Francia è situato a Le Castellet, misura 5.842 metri, ha due zone DRS e ben 15 curve. Tutto pronto per il via, il Gran Premio di Francia sta regalando emozioni e i piloti sono pronti a scatenare il piede destro. Quattro, cinque, allo spegnimento del Gran Premio di Francia. Una, parte ora in questo momento, sono partiti, meno male. C'è stato il bug del semaforo con Eric in prima posizione. Attenzione dietro, mi raccomando ragazzi. Si prende la prima posizione Jack Harrior. Subito aggressivo Alfredo che si prende la seconda posizione. Anche Alfredo, mamma mia. Alfredo deve rischiare. Voi guardate anche Alessivo dietro. Che cosa combina? Alessivo, lo sto seguendo io. Vediamo con Eric, deve stare tranquillo, una strategia comunque secondo me di vantaggio con le soft. T2 in questo momento niente, non ci può fare nulla. Attenzione, doppio sorpasso qui, Omero su The Great Andre, si prende la quinta posizione che aveva perso in precedenza. The Great Andre in sesta posizione. Alessimo ora in questo momento sta recuperando alla destra, proprio come il Gran Premio di Francia, già in una posizione. Ragazzi, io mi fermo un secondo, io sono sempre qui con Alfredo che è molto molto vicino. Ora riprende zona DRS, stacca fortissimo all'esterno, vediamo qui, si prende l'interno e si prende ora la prima posizione. Ragazzi, si prende la prima posizione Alfredo. Jack Harrior è subito secondo e ha attaccato Eric. Grande mossa di Alfredo, veramente eccezionale, si prende la prima posizione. Però posso dire una cosa, ha dato un contatto con la ruota sinistra. Ah no, io l'ho visto dalla telecamera TV, non vedevo, ma no, vediamo qui. Prova dall'esterno. Attenzione, di nuovo, Jeff, non ci sta. Ci stanno regalando emozioni questi ragazzi. Alfredo in prima posizione, vediamo, vicinissimo, forse anche un po' troppo vicino. Jack per rischiare. Eric si infila Eric, adesso all'esterno. Eric ci prova ora all'interno, attenzione, grande Eric all'esterno. Adesso dietro c'è Corio, un doppio sorpasso, vediamo. Mamma mia! Non so cosa commentare, ma Eric, vedete qui, prima uno, poi l'altro, Eric si allarga e di nuovo lo sorpassa Alfredo, emozioni a non finire, non so cosa commentare, ragazzi, veramente. Non c'è più da fare. Attenzione Omero, che profitto, guardate qui tutti e tre. Non ci credo, Omero in seconda posizione. Cosa ho visto, ragazzi? Oh mio Dio, cosa ho visto? Incredibile, Omero. Il Mikkakkinen del 2018, ragazzi. Mamma mia. Non so cosa succederà in questo momento con Omero in seconda posizione, Eric in terza, tutti e due con il DRS attivo. Mamma mia, il rovaccio di Omero. 5 secondi penalità, stop and go. Okay. Ma l'ha fatta per evitare il contatto. E anche 3 secondi di penalità di bersaglio curva. Peccato. E intanto Eric ci prova all'esterno del suo compagno di squadra. Vediamo se vuole prendere la prima posizione. Ce la fa. Si prende la prima posizione Eric. Ora in questo momento Gil mantiene l'esterno, gli concede l'interno, però qui una curva velocissima. Vediamo se ci troverà qui, se si butta dentro. No, si prova e si prende la 13ª posizione, ma purtroppo becca la 3 secondi di penalità. Alfredo, giro più veloce, perfettamente in pista, quindi perfettamente. Strategia perfetta di Eric, c'è dominato. Corion subito, appena inizia il rettilineo, sorpassa a velocità maggiore subito dall'uscita di curva. Se lo passo senza problemi. Ma attenzione, Dani Lambo si rifà sotto. 8 giri su, ci butta all'interno. Troppo aggressivo su Jack. Piano, ragazzi, piano.
Noto sì, sì, Eric, curva a destra. Eric vince il Gran Premio della Francia. Il Gran Premio. Sono 25 importantissimi, 25 punti per lui importantissimi per la classifica, perché fuori Alfredo dalla zona punti, addirittura Ale Simo in quarta posizione. Jack, complimenti anche a Jack che si prende la seconda posizione, veramente ha provato anche qualcosa di diverso, anticipando un po' il pit stop, appunto, vedete 17 giri sui suoi pneumatici, si prende la seconda posizione della seconda doppietta Red Bull di fila.